Presidente, colleghi, Presidente del Consiglio, signori del Governo, non posso nascondere la grande emozione con cui oggi mi trovo a intervenire in quest'Aula. Si tratta senza dubbio di un momento storico per il Paese, per le istituzioni democratiche e soprattutto per i cittadini italiani. Oggi nasce la Terza Repubblica. E i protagonisti di questa svolta epocale cui oggi assistiamo con grande orgoglio sono gli italiani. Gli italiani che hanno ripreso coscienza dell'importanza della partecipazione e dell'informazione per il conseguente esercizio dei diritti di libertà. Gli italiani che sono tornati in piazza per far sentire la propria voce, che nelle urne hanno dimostrato che nessuna legge elettorale, nessun cartello informativo, nessun tentativo di gettare fango da lontano possono saccheggiare un popolo del suo potere sovrano. È a loro, a ciascuno di loro, a ciascuno di noi, che oggi va il mio grazie. Per troppo tempo i cittadini sono stati estromessi dai luoghi del potere, dai ruoli decisionali. Oggi però si sono rialzati ed è per questo che vi ringrazio, per aver preso la vostra vita in mano e per aver compreso che la politica è lo strumento più efficace per migliorarla. Grazie per aver contribuito al miglioramento del vostro metro quadrato, del vostro quartiere, della vostra città e per questa via del paese intero. Grazie per aver innescato una rivoluzione gentile, in cui le uniche armi sono la potenza e la bellezza della parola, il pensiero e la sua manifestazione, la curiosità e l'intelligenza collettiva, l'esempio. In soli 10 anni il Movimento 5 Stelle è riuscito a realizzare una rivoluzione gentile, scendendo fra le strade e riempiendo sempre di più le piazze, promuovendo gli strumenti di democrazia diretta, che adesso verranno ancora di più implementati e valorizzati. Ed è proprio così che siamo riusciti a ridurre la distanza siderale che intercorreva tra lo Stato e la sua comunità. Oggi quella distanza si è annullata, perché i cittadini sono entrati nelle istituzioni e si sono fatte Stato. E alle opposizioni, che stanno esprimendo il loro dissenso a questo governo, io voglio dire solo una cosa. Se il Movimento 5 Stelle oggi è al governo del Paese, è perché voi avete fallito. Noi siamo il prodotto del vostro fallimento. Oggi, a voi che criticate il nostro programma di governo, dico: voi avete usato il potere per realizzare gli interessi di pochi, noi lo useremo per realizzare gli interessi di molti, i bisogni di tutti i cittadini italiani, specialmente di quelli più deboli, vulnerabili ed emarginati. Voi avete avuto la vostra occasione e l'avete sprecata. Avete governato e non avete migliorato la vita degli italiani, anzi, la drammatica situazione in cui versa il Paese è lo specchio delle vostre politiche di pochi e per pochi, che hanno umiliato e dimenticato molti, moltissimi. Oggi però il vento è cambiato. Oggi nasce il governo del cambiamento, il primo governo che dopo 10 anni torna ad essere espressione della volontà popolare. Quindi, come noi parlamentari, allo stesso modo anche i ministri di questo governo, che guardo con orgoglio qui seduti oggi, avranno un solo datore di lavoro: il popolo italiano. E come manovali al primo giorno di cantiere hanno una certezza che li rassicura e li sollecita. L'edificio che si apprestano a costruire ha delle solide fondamenta. Nessuna promessa volante, nessuno slogan vuoto, non una parola al vento. Il governo del cambiamento che oggi si avvia a principiare si fonda su un contratto, e contratto vuol dire vincolo e impegno. Con questo contratto di governo noi mettiamo nero su bianco gli impegni che ci assumiamo e a cui ci vincoliamo dinanzi ai cittadini. Nessuna brutta sorpresa per gli italiani: mai più tagli alla sanità, mai più banche e banchieri salviati e risparmiatori truffati e per giunta non risarciti, mai più provvedimenti dal titolo bellissimo e dal contenuto pessimo, Jobs Act, buona scuola. A proposito, colgo l'occasione per salutare il collega Renzi, perché mi giunge voce che si dedicherà a viaggiare e non sarà dei nostri per un annetto. Buon viaggio, senatore. Ma tornando al governo, in primo luogo mi preme ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
per la chiarezza e la passione che ha messo nelle esposizioni delle sue dichiarazioni programmatiche. Dichiarazioni, Presidente, che hanno oltrepassato le pareti di quest'Aula e sono arrivate dritte al cuore degli italiani che ci stanno seguendo da casa. Io sono davvero orgogliosa di questo governo, perché la stella polare che lo guiderà sarà solo una: migliorare la qualità della vita degli italiani. Al centro torneranno i diritti, in primo luogo quelli sociali, perché mai più nessuno deve rimanere indietro. L'accesso universale alle cure, perché 12 milioni di italiani che voi avete costretto a rinunciare a curarsi dovrà essere solo un brutto ricordo. Il diritto al lavoro e la dignità del lavoro, con un reddito ed una pensione di cittadinanza, un salario minimo garantito che avete dimenticato, meno precarietà e più tutele. Il diritto a diventare genitori, con un welfare che realmente e finalmente si ponga come obiettivo l'incremento della natalità e la conciliazione vita-lavoro. Qualità della vita vuol dire anche garantire agli italiani una tassazione più equa e più semplice, perché un imprenditore non può perdere 240 ore l'anno in adempimenti fiscali e burocratici. Al centro ci saranno i beni pubblici, che torneranno ad essere patrimonio comune: l'acqua, l'ambiente, il paesaggio, la cultura, l'arte, da preservare come il tesoro più prezioso. L'agroalimentare, l'artigianato, lo so, vi sono sconosciute come parole, le sto ricordando al governo che le porterà in atto, perdonate. Il Made in Italy, da valorizzare dentro e fuori i nostri confini. La ricerca e l'università, quali fonti del sapere e motore dello sviluppo, da finanziare e sostenere, perché i nostri ragazzi non dovranno più scappare all'estero come hanno fatto con voi, e quelli troppi che sono già stati costretti a farlo dovranno essere messi nelle condizioni di tornare con orgoglio nella loro terra. Sostenibilità, investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale, innovazione sono solo alcuni degli strumenti per far ripartire la crescita del nostro Paese e con essa la fiducia e la speranza per un futuro migliore e di qualità. L'Italia, Paese più bello del mondo, tornerà a brillare di luce propria. Abbiamo l'occasione straordinaria di dimostrare che le cose possono davvero cambiare e che invece non è vero che non vale la pena andare a votare, perché tanto poi le cose non cambiano. Abbiamo l'occasione straordinaria di dimostrare che evasione, corruzione, mafia non sono mali inestirpabili, che lo Stato può essere amico del cittadino accompagnandolo ed eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale. Perché tutti i cittadini, ciascuno di noi, nessuno escluso, deve essere messo nelle condizioni di vivere una vita libera e dignitosa e di conseguenza di contribuire al progresso morale e materiale della società. È ora di conquistare la fiducia di tutti gli italiani, anche di quelli che finora hanno avuto qualche perplessità, perché tutti avranno la possibilità di verificare giorno dopo giorno che la loro vita sta migliorando, che le cose dette sono state fatte. Del resto, come diceva Gian Roberto Casaleggio, una persona può credere alle parole, ma crederà sicuramente agli esempi. Buon lavoro di cuore, tutti quanti insieme. Grazie.